Salve, volevo parlarvi di dogmatismo, ukulele e persone fanatiche. Ora, il dogmatismo è quel tipo di atteggiamento per cui una persona crede di avere la verità e non vuol confrontarla con la verità degli altri, prendendo come base l'idea che si può cambiare idea? Sì, io posso essere convinto dell'idea tua, sì, lui dell'idea mia, oppure trovare un compromesso da qualche parte nello spettro dall'idea mia e l'idea tua. Quando la tua idea è irremovibile, è basata su cose su cui non vuoi discutere. Assolutamente. Quando una persona mi dà dello stonato, io dico sì, beh, dove, come, quando? Quando altre persone che si ritengono sto cazzo, parliamoci chiaramente, vengono criticate. Non hanno il minimo dubbio che la critica possa essere dovuta al fatto che effettivamente hanno suonato, cantato male o l'interpretazione sia dal punto di vista di gusto, di scelte musicali, dubbia. Ma questo non vale solo per la musica, ma vale, scusate, vale anche per argomentazioni sul mondo dell'ukulele. Ogni volta che io propongo un qualcosa, io sarei il dogmatico con la mia verità. Ognuno ha la propria verità, ragazzi, ognuno ha la propria verità. Ognuno ha la propria opinione, di solito. Qualche volta uno sospende il giudizio. Questo non vuol dire imporre agli altri, ma non rispondere a delle critiche basate su un'argomentazione. Quello vuol dire imporre agli altri che cosa? L'idea che loro hanno verità, quindi non sono in grado neanche di negoziarla con gli altri, o nascondere agli altri la mia opinione, quindi impedendo agli altri di confrontare la loro visione con la mia. Se uno è sicuro della propria visione, non ha nessun problema né a discutere, né a mettersi in gioco e né a far sapere agli altri che c'è una persona che ha un'opinione diversa. Questo non vuol dire prendere un video di qualche tempo fa, di qualche mese fa, di qualche anno fa, sbeffeggiarlo senza sapere che loro magari dopo tot mesi che suonavano e cantavano non erano meglio di me o erano peggio di me. Potevano anche essere meglio, ma vedendo il numero di anni da cui, di studio di queste persone, da quando hanno abbracciato o imbracciato l'ukulele, uno ci si aspetterebbe molto di più. Quindi, oltretutto, sono evidentemente in malafede, ma il fatto che sono in malafede è mettere un video e sotto dare l'input, cioè alle persone con un commento satirico o diciamo, parliamoci chiaro, di presa per il culo, per cui la gente guarda e dice: noi siamo di questo gruppo, noi siamo persone molto presenti in questo gruppo, siamo anche amministratori, non lo so, mi hanno detto di no, però gli amministratori non hanno levato il post, si sono semplicemente lavati le mani, il che secondo me non è una scusa. John Tom, lavarsi le mani non è una scusa. Chiaro? Neanche fare il contentino, però poteste anche. No. Se un mio gruppo, uno mette un post che a mio avviso non è consono al gruppo, lo levo. Mi assumo, uno dice: ah, ma così censuri? Io sono molto aperto all'opinione degli altri. Non sono aperto, questo
Alle prese per il culo. Poi, oppure ci si comincia a prenderci tutti per il culo, così siamo pari. Non ritengo che vada da nessuna parte. Credo che sia ammazzare la possibilità di discussione. Cioè, il fatto che sto parlando dicendo alcune cose che a voi non piacciono non autorizza a pigliare per il culo. La presa per il culo va usata, secondo me, solo in alcuni rari casi dove effettivamente è l'unica arma, ma è un'arma molto, molto pericolosa perché non è basata sulla logica, quindi molte volte porta a un abuso dell'ironia. Perché l'ironia è un conto, la presa per il culo è un'altra. La presa per il culo è basata sul fatto che io ti sto sul cazzo per qualcosa che ho detto e fatto, però non vuoi affrontarmi su quella cosa che ho detto e fatto, quindi usi una specie di guerra asimmetrica. E come io non scendo al loro livello. Certo, ho fatto vedere alcune cose che ha scritto una persona, ma non è presa per il culo. Io ho commentato quello che c'era, che era un senso di grandiosità, di pomposità, per me ridicolo. Ma non ho alterato i fatti. Un esempio di alterare i fatti. Una persona che ha tre account scovati e trovati, Tana libera tutti, ha detto a me che c'avevo 100 account perché ce ne avevo 4, cioè uno più di lui. Mi sembra normale. Certo, l'ambiente non è basato sulla logica, perché si ripetono l'ambiente dell'ukulele, quello su nei gruppi, ripetono ogni volta ondate degli stereotipi, dei dogmi sull'ukulele non provati da niente. Quello più famoso, questo è un banjo ukulele ovviamente, è quello che il plettro suona male. Ora, agli inizi, per non saper leggere né scrivere, molta gente suona col plettro perché viene dalla chitarra, non sa usarlo, ma non sa usarlo neanche con la chitarra probabilmente. Se si può, de partir n'importe où, va de su, bra de su. Se vedete il video precedente, io ho suonato senza plettro. Funziona se ovviamente va scelto quando usarlo o non usarlo. Se io devo fare una tecnica che non posso usare il plettro, non la uso. Ho messo diversi video. E ogni tot mesi se ne esce il classico caduto dal pero dell'ukulele e se ne esce plettro, sol alto, sol basso, l'ukulele baritono non è un ukulele, non bisogna usare la tracolla, non si sa perché, non si sa perché. Vabbè, questo è un po' scomodo perché è rotondo, però. E poi aspetta, ce ne stanno di quali sono gli accordi per l'ukulele? Non esistono accordi per l'ukulele, esistono forme di accordi per quell'accordo sull'ukulele. Ma l'accordo se è Do maggiore e Do mi Sol, che tu lo faccia con l'ukulele, con la chitarra, con il pianoforte, con l'organo, con la diamonica, con l'armonica a bocca, sempre Do mi Sol è. E io cercavo gli accordi per ukulele. No, tu devi cercare la canzone, ci sono gli accordi, sai come si fa con l'ukulele, la fai. Invece di scrivere Spirito Aloha nella cosa del gruppo, che non c'è Spirito Aloha, parliamoci chiaro. Si vede come hanno trattato me, ripeto. Uno che sta in un gruppo, che vedono che fanno una cosa del genere, dovrebbe dire, io l'avrei le ho tolti subito, ma lì ci sono delle dinamiche di amicizie, perché che è chiaro, una delle poche persone libere che io posso dire quello che mi pare, non mi possono cacciare da gruppi, non mi possono cacciare da un festival,
non mi inimico persone con cui mi devo incontrare casualmente per fare corsi di ukulele. No, io un po', no, e questo è il problema, che non sono ricattabile. Ok, ho detto a tutti, comprate un ukulele, non esiste un negozio solo in Italia. Andate a vedere quello che vi conviene a voi. Non è perché voi vi sentite l'appartenenza in un gruppo che dovete per forza comprare queste corde. Questo l'ho trovato. Aquila. Per forza dovete comprare l'ukulele perché chissà quale magico potere hanno. Non hanno nessun magico potere. È un negozio. E fino a prova contraria, se tu non mi dimostri, non che sono simpatici, sì, vi aiuto, parole, in pratica, dimostrabile, su prezzi. Sito, informazioni che dà il sito e altre cose, che è valido per me, sono parole così. Cioè, io quando vedo Thomann, che sta in Germania, è l'unica cosa positiva del sito a cui fanno riferimento, che è italiano. Ma a parte ciò, e io ho detto più di una volta: prendete esempio da Thomann. Invece si divertono quelli dell'ukulele a consigliare quello. Ma quando tu non hai un motivo per migliorare, non sei spinta a migliorare perché gli ukulelisti tanto da te comprano e il tuo mercato ce l'hai, non sei spinto a prendere, a far chiamare qualcuno, vogliamo dare un nuovo aspetto, uso la parola aspetto, non lux, al nostro sito, vogliamo esempi sonori, vogliamo foto o alta definizione, diverse foto o alta definizione, vogliamo uno schema su tutti i dati tecnici, cominciamo a misurare la lunghezza, quanto è spesso la lunghezza del capotasto e al ponte, e cominciamo a dare il maggior numero di informazioni possibili, per cui la persona in un'occhiata vede se è laminato, non è laminato, che legno è, quanto è lungo il diapason, quanto è largo qui, quanto è largo qui, quanto è spesso, esempi sonori, foto davanti, di lato, dietro, foto che si possono cliccare e ingrandire. E allora dico sì, quel negozio è una valida alternativa. Un grave problema di quel negozio è che ha un solo marca di corde. Ed è un grave problema. Perché? Perché c'è una contraddizione in termini. Tu nel momento che non ti chiami Aquila Ukulele, negozio sponsorizzato da Corde Aquila, sembra strano che tu non abbia da Dario e altri tipi di corde. Cioè, se voi pensate a un qualsiasi negozio specializzato in ukulele che abbia una sola marca di corde, è una contraddizione in termini. Chiaro? Se voi entrate in una libreria, ma neanche le librerie Mondadori hanno solo libri Mondadori. Ora, per quanto riguarda gli ukulele, hanno anche altre marche oltre i Mai. Mai. Però il fatto che Mamai non abbia un sito, non siano chiari su questa cosa. Siete chiari. Mai ce lo facciamo fare noi. Qual è il problema? Quando compro Harley Benton, che è fatta da Thomann, o Thomann, non c'è problema, ci sono pure dei tromboni sotto Thomann, marca Thomann. Anche altri negozi, tipo Omega Music, in Inghilterra si fanno fare i loro ukulele marchiati Omega Music. Io non trovo niente di male, però qui non so perché. Poi è chiaro che una persona con un minimo di sale in zucca vede Festival, Corde Aquile, Ukulele Mai Mai, fa 2 più 2 più 4, perché dovrebbero sponsorizzare solo una marca di ukulele? Evidentemente su quella ci guadagnano di più, perché? Perché loro. Allora lo dicano. Lo dicano. Perché non fanno una marca di ukulele che si chiama Ukulele Aquila. Oh, cioè Ernie Ball, che c'ha Music Man, una succursale di chitarre, ma si sa che è di Ernie Ball. Quando la Martin si fa fare le corde, sono corde Martin. Qual è il problema? Che una marca di chitarre non può fare corde, una marca di corde non può fare
chitarra e ukulele, ma se lo fate, già lo fate, ma è tutto l'ambiente che c'è qualcosa che non mi torna, proprio non mi torna. Ho detto più di una volta, il gruppo, ma perché ci devi stare delle persone nel gruppo che sistematicamente orientano le persone verso quel negozio e quelle corde? Allora, si presentassero, allora sembrerebbe strano, io sono quella del negozio, vi dico che il mio negozio, dovete comprare nel mio negozio. Ah, ma va? Ma pensavo che uno che lavora in un negozio dicesse no, ragazzi, io sono un negozio come tanti altri, comprate quello di prossimità, così il vostro oculare lo provate, lo sentite. No, assolutamente, chi lo farebbe? Forse qualcuno in buona fede, ma il 99% delle persone fanno i loro interessi, è nell'ordine delle cose. Neanche uno in buona fede, qualcuno, un'anima pia lo farebbe. Io non pretendo che ci siano anime pie, ma pretendo che il mondo degli ukulelisti sia un po' più scaltro, è un po' più furbo. E invece di... Allora, un negozio ha tutto il diritto di farsi pubblicità, ma in un modo chiaro. A me mi sembra lì che sia una forma di lobbying. E io non ritengo sia giusto che una persona possa dare dei consigli agli altri non qualificandosi per quello che è. Io il giorno in cui, casomai, diventassi un commesso, non ho fatto neanche la richiesta, dico, non si sa mai nella vita, amico, guarda che cercano qualcuno a musicarte, perché quell'altro se n'è andato, sappiamo che tu sai parecchie cose sia di questi strumenti che di altri strumenti, ci dovrebbe una persona che... Ok, ma da quel momento in poi tutti i miei video nuovi, direi sempre, ragazzi, io sono anche lavoro per bandiera, Musicarte, Music Store, quale che sia. Quindi vi avviso di questa cosa qui. E io sono intellettualmente onesto. Quindi riassumendo, c'è molto molto fanatismo che porta le persone ad aggregarsi e qualcuno a utilizzare questo fatto che le persone si aggregano come pecore, purtroppo. Certe volte va bene aggregarsi, se uno deve fare un esercito o una banda si aggrega, ma in questo caso no, si aggregano e poi ci mette il cappello sopra. Ok, suonare ukulele a Roma è ukulele a Roma, l'ha detto lui. Io sono a Roma e a me di ukulele a Roma poco me ne frega. Quindi devono mettere il cappello sulle cose e poi, come una religione, si cominciano a sviluppare i comandamenti. Non esisterà altro negozio che quello, non esisteranno altre corde che quelle. L'ukulele barito non è un ukulele, ripeto, perché ripetita iuva, il plettro non va usato, la tracolla non va usata, tutto quello che ricorda la chitarra è visto come il demonio. Ora, io dico, se io dico cazzate, argomentiamo, mandatemi, guardate, tutti sanno che quello lì è un... Oppure no, no, io posso pure intervenire, no, non è giusto che mi qualifichi per questo o quest'altro o quel motivo. Lasciate poi la gente vedere se quello che dico io sembra più in buona fede, più logico di quello che dicono gli altri. Giusto? Ovviamente non conviene aprire un dibattito perché allora le cose stanno bene come stanno. Quando un giorno magari si aprirà un altro negozio, l'Emporio dell'Ukulele a Roma, non sponsorizzato da nessuno, non sponsorizza niente, con un bel sito fatto come dico io, con vari tipi di corde, con il commesso che ti dice che comincia a interessarsi. E dire che ukulele suoni, chi
Che musica suoni? Forse su quel tipo di ukulele, con quel tipo di musica, questo tipo di corde tira fuori l'anima di questo ukulele e è compatibile con il tuo genere musicale. Ovviamente tutto questo può essere, come si dice, non è prescrittivo, ma già un commesso che possa capire alcune cose. Quando uno compra, che so, ci sono certi overdrive che funzionano meglio con certi tipi di chitarre, single coil, o con alcuni amplificatori Vox, piuttosto che Fender, piuttosto che Marshall. Il commesso dovrebbe sapere queste cose. Perché? Perché è il mestiere suo. Poi, ovviamente, io queste cose, a molte di queste cose ci sono arrivato, ma ho guardato centinaia di video. Non tutti hanno il tempo, poi sono inglese, la conoscenza dell'inglese per informarsi a questo livello. Quindi quando io dico, guarda, c'ho questo ukulele, che è un Canilea, io direi, guarda, su Canilea io metterei questo tipo di corde. Cioè, ma mi hanno detto che Aquila, sì, Aquila, va bene. Ma io su questi tipi di canale ci vedo questa qua, e se vuoi metti Aquila, metti Aquila. Però normalmente, guarda, devo suonare, che ne so, musica hawaiana, guarda, ci sono queste corde che ho fatto vedere, che sono corde specifiche per black nylon, musica hawaiana, che sono quelle che restituiscono il suono classico. Poi se uno vuol fare delle variazioni, ok, ma per avere un punto di riferimento. Chiaro? Ma i pletti, allora il pletto si usa più principalmente per avere un suono più forte per parti solistiche. La tracolla, no, non c'è nessun problema. Ah, la tracolla è una cosa bellissima. Questa è questa. Non è ancora questa che sto, quella che sto facendo. La tracolla personalizza lo strumento, la puoi decidere se sia più morbida, meno morbida, e non c'è nessuna controindicazione, specialmente per strumenti che si fa così e si leva, e non vuoi usarla, fai così. Non è che ti devono imporre questa vulgata di regole non dimostrate da niente, infatti ho sistematicamente confutato il tenore, il baritono non è un ukulele. Dal punto di vista sonico, sonoro, è un ukulele. Solo che è più basso. Ora bisogna stabilire che uno strumento non può essere fatto più basso. Si è sempre fatto così. Non è che quando uno ha fatto la chitarra dicono no, ma non è una chitarra. La chitarra basso veniva chiamata chitarra basso rispetto al contrabbasso. Insomma, parte molte volte una questione di semantica. Mazza, sono 23 minuti che parlo. Fa parentesi, queste meccaniche qui hanno queste cose in bella plastica per l'ace, eh? Niente male. Vedete che queste c'ha cordi aquila, l'ho trovata con cordi aquila. Sicuramente le cambierò, ma prima le sfrutto. Ma io non lavoro, non ragiono per stereotipi e dogma, perché ricordi Aquila ce l'ho avuto su quasi tutti gli ukulele che ho comprato, quindi non parlo di cose che non so. Io non ho mai detto non comprate Aquila, non comprate al mercatino dell'ukulele, comprate dove vi pare, e questo è il problema. I dati non vi dicono comprate dove vi pare, chiaro? E se vi dicono comprate lì, non dimostrano il perché. Ripeto, andate a vedere un ukulele su Thomann e andate a vedere un oculare sul mercatino dell'oculare e confrontate i due siti. No, non c'è paragone. Ma uno non è che compra l'oculare per il sito. No, no, il sito vi dà le informazioni. Dalle foto, alle informazioni scritte, agli esempi sonori. Che non sarà mai come avere lo strumento in mano, ma se io devo comprare due strumenti non avendolo in mano, quello che mi dà più informazioni visive, sonore e sulle caratteristiche dello strumento mi dà un'idea più chiara di quello che mi dice
un quarto di quello che mi dice Thoman, o la metà. È chiaro? Perché uno in modo specioso fa degli argomenti e può sempre rivoltare la frittata a proprio conto. La mia più grande soddisfazione è vedere che un giorno il sito del Beccalino Regulele sia a livello di quello di Thoman. Ripeto, è la gente che fa cambiare le opinioni. Se la gente comincia a comprare su Thoman e hanno meno ordinazioni, vedrete come lo cambiano il sito, ragazzi. C'è una regola. Ti trattano come tu lasci che gli altri ti trattino. Ok? Io non ho mai abbassato la testa quando mi hanno preso per il culo, ho sempre risposto botta su botta. Adesso sanno che non è così facile prendermi per il culo, perché io, come vedete, ho capacità di argomentare. Ok? E poi si spiega perché io ho 274 iscritti e persone che ruotano intorno a quell'ambiente. Rare eccezioni tipo John Tom o vabbè, lasciamo perdere, hanno molti meno abbonati di me, e questo genera anche parte di questa rancore che hanno nei miei confronti. Cioè, com'è possibile che una persona fuori dal loro ambiente, che critica il loro ambiente, e loro credono che il loro ambiente sia l'espressione ultima, e questo va nel loro dogmatismo dell'ukulele, e chiunque stia fuori dall'ambiente, fuori dalla santa romana chiesa dell'ukulele, com'è possibile che io abbia su certi video, non tutti ovviamente, ne faccio tanti, migliaia di visioni e loro no? Ma c'è un motivo, c'è un motivo, perché fuori da quell'ambiente la gente non è fanatica. Non crede a qualsiasi cosa e riesce a capire chi è in buona fede, perché non ho la verità in mano. Altri dicono: io ho la verità. No, ma sicuramente argomentare e metterci una pezza d'appoggio rispetto al Perini che va a fare fanno dei filmati sull'ukulele che secondo me sono ridicoli proprio per come pongono l'ukulele. Che non è che basta mettersi tutti la stessa camicia, lo stesso cappello. Fare i buon temponi per dare informazioni corrette. Quando tu mi dici che l'ukulele baritono è uguale all'ukulele, tanto vale comprarsi la chitarra, hai protoppato completamente. Uno, perché hanno un diapason diverso, una grandezza diversa. L'ukulele baritono può essere intonato anche in accordatura rientrante, e quindi tutto il timbro dello strumento, certo, si assomigliano. Si prende una tromba e un flicorno, si assomigliano, ma non è che si dica: se uno si compra il flicorno, tanto vale comprarti la tromba. No, non, tanto, non è tanto vale, perché c'è un suono diverso, simile ma diverso. È come uno dice: studi italiano, ma tanto vale che studi spagnolo. Che cazzo di ragionamento è? Ma non mi ha mai risposto. Ma io ho fatto vedere con lui. Loro non è che mi hanno mai suonato un ukulele, parliamoci chiaro. Ma secondo voi il Perini ha mai imbracciato un ukulele baritono? Ma no. Perché se l'avesse fatto dovrebbe essere proprio strano, e non dico altre parole, per fare quelle affermazioni. Non l'hanno mai imbracciato, perché viene visto come il diavolo. Perché è una chitarra, perché si devono distinguere dalla chitarra, non sanno neanche perché l'ukulele suona così. Perché l'ukulele dovrebbe essere molto più acuto, essendo più piccolo. E essendo molto più basso, delle corde un po' più cicciottelle, che danno quel tipico suono più caldo. Ok? Mi sembra, dato che è fatto del loro diapason e della loro grandezza della tavola armonica e dello strumento in generale. Se questo non lo hanno, quindi dicono, non hanno in testa veramente cosa differenzia oltre all'intonazione. Quindi identificano l'intonazione come l'unica differenza e non capiscono qual è l'essenza. Allora, se io facessi una chitarra semplicemente più acuta, più piccola, sarebbe di per sé un ukulele? No! Vi ho fatto vedere un ukulele intonato sul 2000. Quello effettivamente, nonostante sembri un
angolare per intonazione, essendo molto più grande, ha delle corde molto più fini e quindi perde quella tipica caratteristica di corde un po' più spesse rispetto alla loro intonazione, è lo strumento più piccolo rispetto a quello che dovrebbe essere semplicemente una chitarra più acuta. Una chitarra più acuta, sol do mi la, sarebbe più o meno la grandezza di una. Se io per esempio prendessi una chitarra o volessi intonarla e volessi dargli il suono dell'ukulele, dovrei avere le corde molto più spesse e l'intonazione dovrebbe essere più bassa, perché l'ukulele ha sempre un'intonazione più bassa rispetto alla sua grandezza nei confronti di una chitarra. Tant'è vero che se io ho due strumenti molto diversi come grandezza, tipo l'ukulele baritono e la chitarra, l'ukulele baritono è più piccolo. Essendo più piccolo, avendo l'intonazione della chitarra, è la prova che l'ukulele ha sempre un'intonazione più bassa rispetto a quello che ci si abituerebbe, si penserebbe se avessimo gli stessi parametri della chitarra. Ovviamente queste cose il Pierini non le sa e quindi ha dovuto fare quella pista. È intonato con la chitarra, allora compratevi la chitarra. Tanto non c'è nessuno nell'ambiente oltre me che gli dice: oh, ma che cacchio sta a dire? E ci ha preso le scimmie, ma non è uguale. Ogni volta che ho messo persone con le spalle al muro, non mi hanno mai risposto. Mai. A uno gli ho detto: scherzi, tipo, ma perché non suoni più con quel gruppo che stava da tutte le parti? Sorvolato. Evidentemente. Però la gente vede che c'è il commento e lui non risponde. Vabbè. Se si può partire un po' tu, brade su, ok. Sempre jazz. First you say yes and it's no. Then you say stay. Intonato con un ukulele. Va bene. Non sto usando neanche il plettro, ragazzi. Penso che risponderanno. No, non risponderanno. Metteranno qualche non mi piace. Qualche deficiente o escluso mi manderà un commento che nessuno vedrà e lui continua a mandarli. Ma come fai a mandare commenti sapendo che io neanche li leggo e non li vedrà nessuno? Bah, questo è il livello.